Buonasera a tutti, io sono Vincenzo della Compagnia di Neonatologia, vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi. Già questo è una soddisfazione per noi che abbiamo lavorato tanto per organizzare questo evento. Io direi di iniziare subito perché il programma di oggi è molto ricco e prevede tanti momenti. Comunque questo pomeriggio deve essere una giornata gioiosa per noi, deve essere un pomeriggio gioioso, deve essere un pomeriggio in allegria. Io direi di partire subito per non perdere tempo, però il garantito ci impone che prima di partire ci dobbiamo presentare. Ci sono tanti ospiti da presentare, io direi di farne man mano, ci presentiamo cammin facendo. Io comincerei con la presentazione della nostra associazione e lo fa il nostro socio Antonio. Buonasera a tutti, sono Antonio e sono socio della Compagnia della Mongolfiera. La Compagnia della Mongolfiera è un'associazione culturale nata nell'aprile del 2011. È un'associazione apolitica e senza scopo di lucro. È nata nel 2011 e fondata da un gruppo di amici uniti dal desiderio di risaltare e di valorizzare un avvenimento mondiale accaduto proprio qui a Brugherio nel lontano 1784. Infatti il primo volo era in Italia, è avvenuto proprio qui a Brugherio il 13 marzo del 1784 appunto. Fu il conte Paolo Andreani, in collaborazione con due giovani falegnani locali di nome Giuseppe Rossi e Barzago, che si innalzarono qui da Brugherio, da Moncucco, e atterrarono a Caponago dopo aver volato per circa 25 minuti ad un'altezza di 3.000 metri. Atterrarono a Caponago nei pressi della Cascina Serena. Questo avvenimento viene considerato da tutti come la nascita dell'aviazione italiana ed è ricordato ancora oggi su tutti i libri di storia della aeronautica italiana appunto. Proprio per questo motivo che la Compagnia della Mongolfiera vuole ricordare in occasione di questo anniversario organizza un weekend di eventi proprio per ricordare e festeggiare questo importantissimo avvenimento. Il sogno di noi tutti come soci della Compagnia della Mongolfiera è quello di poter far conoscere questo importantissimo avvenimento non solo qui a Brugherio, ma di poterlo portare eventualmente nelle altre città d'Italia e, perché no, il nostro sogno quello anche di poter uscire fuori dai confini italiani. Siamo molto attivi come associazione a livello territoriale, a livello di progetto, infatti collaboriamo con le scuole primarie e secondarie e organizziamo tutti gli anni il progetto scuola, dove andiamo nelle scuole appunto di Brugherio e raccontiamo ai nostri ragazzi e agli alunni, ricordiamo, spieghiamo più che altro il volo in generale e spieghiamo l'impresa che fece il nostro amatissimo conte Paolo Andreani, e proprio per questo motivo cerchiamo di appunto ricordare questo avvenimento importantissimo. Abbiamo collaborato più volte con diverse associazioni, siamo stati più volte ospiti dei ragazzi del Brugo, abbiamo fatto visita anche ospiti del Bosco in Città. E un'altra cosa che ci incuriosisce tanto è che siamo stati invitati per due anni a Le Brughe in Belè in occasione del meeting internazionale delle mongolfiere, e siamo stati anche invitati all'Autodromo di Monza in occasione della seguito della Speranza che viene organizzata appunto all'Autodromo. Niente, per concludere vorrei ricordare gli eventi che in questi anni la Compagnia della Mongolfiera ha organizzato proprio in occasione di questo anniversario. Come possiamo vedere forse da design, siamo partiti nel 2014 con la conferenza dell'astronauta Paolo Nespoli, a seguire nel marzo del 2015 la Masna dal Balloon, dove abbiamo donato un monumento alla città di Brugherio, monumento che è appunto alla
corte, la CUT dei Pakistan, scusate, e nel 2016, sempre a marzo, Al-Mu'un del Balloon, che come potete vedere qui dalle slide dietro di noi, viene rappresentato da un quadro del nostro socio Sergio, appunto rappresenta l'atterraggio della mongolfiera nei pressi della cascina Seregna a Caponango. A seguire, poi nel 2017 abbiamo donato la targa di Paolo Andreani al comune di Brugherio. E invece, per quanto riguarda l'evento di quest'anno, l'evento si chiama Il Sentiero della Mongolfiera, e qui il nostro carissimo socio Sergio ci racconterà tutto. Grazie a tutti e buona giornata. Allora, come diceva Antonio, quest'anno abbiamo realizzato questo evento, l'abbiamo chiamato Il Sentiero della Mongolfiera, il villaggio culturale Brugherio Caponango. Da come è nato questo titolo? Io partirei dalla seconda parte, cioè il villaggio culturale Brugherio Caponango. Beh, Brugherio Caponango viene abbastanza facile, no? La mongolfiera, come diceva Antonio, nel 1784 è partita da Brugherio ed è atterrata a Caponango. Quindi questi due paesi sono legati proprio per questo fatto storico. Generato culturale. A dire il vero, noi la compagnia della mongolfiera, siccome ci piace fare le cose grandi, volevamo fare un gemellaggio con Caponango, però sotto consiglio della nostra amica Laura Valli ci ha consigliato che un gemellaggio culturale è più semplice da realizzare, meno burocratico, ci sono meno passi burocratici, e abbiamo deciso di fare il gemellaggio culturale. E questa è la seconda parte, abbastanza facile. Il sentiero della mongolfiera invece è nato una mattina al bar, perché voi dovete sapere che le riunioni più belle e più proficue noi le facciamo con le gambe sotto il tavolo, o davanti a un caffè o davanti a una buona pietanza, le prendiamo lì le decisioni di riunione. Eravamo al bar, immagino verso ottobre, novembre dell'anno scorso, e cominciavamo a parlare dell'evento di quest'anno. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Il nostro amico Ivan, il nostro socio Ivan, dice: facciamo una bella gara buddistica con Brugherio Caponango. No, ma è meglio che facciamo una bella biciclettata con Brugherio Caponango. Poi ci siamo guardati in faccia, insomma, metà di quella che è, metà ci siamo visti, no, deviamo su qualcosa di più tranquillo, facciamo un gemellaggio culturale. Però è rimasto il titolo, il sentiero della mongolfiera, ci è piaciuto subito, non so perché, ma che tra l'altro, se ci pensiamo bene, il sentiero e la mongolfiera sono due nomi un po' in antitesi tra di loro, sono quasi due ossimori. Perché? Perché il sentiero è una cosa terrena, una cosa concreta. La mongolfiera, cioè, ci ricorda cose più aeree, più di fantasia. Però poi, preparando questo evento, siamo riusciti a prepararlo in maniera tale che sarà un susseguirsi di sentieri e di mongolfiere. Vedete che sarà un alternarsi di sentieri, cose concrete, cose pratiche, cose che si possono toccare, e mongolfiere, che sono cose un po' di fantasia, cose fantastiche. Lo vediamo insieme. Partiamo subito e direi, siccome il programma è molto vincolato, io vi ricordo che poi alle 7:15, la chiusura di questo evento, qua davanti, in Piazza Roma, ci sarà la benedizione di due ceste del nostro mongolfiere. Quindi, il tempo dirà, ma se te quanto dobbiamo essere in piazza, partiamo subito. Io direi di iniziare subito con un bel sentiero. Anzi, dirò di più, questo secondo noi non è un sentiero, questo è un cammino bello pesante, bello faticoso, che è costato tanta fatica. La preparazione di un libro e la presentazione di un libro non è un sentiero, è un cammino. E oggi siamo all'ultima tappa, che chi ha fatto dei cammini sa che l'ultima tappa è quella più bella di tutto il cammino. Siamo qua insieme proprio per presentare il libro che un nostro concittadino ha preparato proprio in questa occasione. Io passerei la parola a Laura, che introduce Giuseppe Sarti col suo libro. Grazie Sergio, tu che di cammini te ne intendi, grazie di avermi passato la parola. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono anche questa volta molto contenta di vedere tanta partecipazione a questo evento a cui la nostra città è davvero molto, molto legata. Un grazie sentito quindi alla compagnia della mongolfiera
e un caloroso benvenuto agli amici di Caponago, la sindaco. Sindaco Monica Guzzini, l'assessore alla cultura Aaron Gavazzoni, con i quali cominciamo oggi, come diceva prima Sergio, questo gemellaggio culturale, condividendo la giornata di festa che per il quinto anno consecutivo dedichiamo alla felice ricorrenza del 13 marzo 1784, un avvenimento di cui grazie alle ricerche di molti anni fa della Caratina Magni e alle indimenticabili prime celebrazioni organizzate nell'84 in occasione del 200° anniversario del primo volo in mongolfiera dall'allora assessore alla cultura Roberto Pirruccio, Brugherio è orgogliosa erede e che la Compagnia della Mongolfiera contribuisce a tener vivo nella memoria cittadina grazie a queste bellissime e ricche iniziative. Una data importante non solo per Brugherio, da cui la mongolfiera decollò, e per Caponago, dove la mongolfiera atterrò, ma anche per l'Italia che proprio in quel giorno vide coronare il sogno che l'umanità aveva sempre sognato, quello di volare, quello di infrangere i limiti imposti dalla forza di gravità per elevarsi verso il cielo. Solo pochi mesi dopo lo storico volo dei fratelli mongolfieri in Francia, infatti, toccò proprio a un italiano, un nobile milanese, un brugherese di adozione, il conte Paolo Andreani, a soli 20 anni riuscì a far volare per la prima volta in Italia una mongolfiera con persone a bordo. Ma chi era Paolo Andreani? Ce lo siamo chiesti tante volte. Quale fuoco, quale ambizione, quale curiosità, quale inquietudini l'avevano mosso? E che cosa fece dopo quello storico volo? Dopotutto aveva solo 20 anni e immagino, e tutti immaginiamo, che dopo una avventura di quel genere non si poteva proprio pensare che quel ragazzo, quel giovane conte, potesse tornare a fare una vita normale. Già non era stato normale la sua giovinezza, chissà che cosa fece appunto dopo. Ebbene, proprio per trovare le risposte a queste domande che Giuseppe Sardi ha ripercorso le tracce lasciate da Paolo, ecco di nuovo il sentiero, il cammino, nel corso della sua straordinaria vita. Lo ha fatto Giuseppe mosso dalla stessa curiosità, dalla stessa passione, seguendolo nei suoi viaggi in lungo e in largo per l'Europa e fino in America. Lo ha fatto seguendo le tracce lasciate da chilometri di pagine, di appunti, di diari, di lettere vergate da quello straordinario aeronauta, ma anche esploratore e etnografo, come vedremo, che fu Paolo Andreani. Lo ha fatto scrivendo i frutti di questo importante lavoro di ricerca che con la biblioteca abbiamo voluto pubblicare perché restasse patrimonio di tutti. Giuseppe Sardi ha seguito una per una quelle tracce e ci restituisce oggi la storia di un uomo che ha fatto della propria vita un interminabile viaggio nella bellezza del mondo, un viaggio cominciato tra Brugherio e Caponago quando aveva inseguito il sogno di raggiungere il cielo, lasciandocelo in eredità. Lascio quindi la parola a Giuseppe. Eccomi dunque per mia mala sorte e cattiva condotta in un mare di guai. Così scriveva Paolo Andreani al fratello Gianmario il 28 settembre 1797. Ma procediamo con ordine. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale che ci dà la possibilità con questa pubblicazione di parlare di Paolo Andreani in un modo un po' inconsueto rispetto a come siamo consoni ascoltare.
Ascolteremo di un Paolo Andreani oltre l'emozione di quel volo, oltre l'emozione del volo di Moncucco del 1784. E non a caso la mia ricerca nasce e parte proprio da un'emozione, perché nel 1984 io ero un bambino ed era il bicentenario del volo di Paolo Andreani. E ho visto qui, nel parco di Villa Fiorita, una mongolfiera a scendere e scomparire nel cielo. Ebbene, io mi sono chiesto, ma Paolo Andreani che fine ha fatto? Dov'è finito Paolo Andreani? Ebbene, alla domanda di quel bambino, da adulto, ho cercato di dare una risposta. E com'è possibile dare una risposta di questo tipo? Ricercando, facendo ricerca. E che cosa vuol dire ricercare? Ricercare vuol dire andare a raccogliere tracce, come tanti piccoli sassolini che qualcuno ha lasciato cadere nel corso della sua strada. Ebbene, che cosa rappresentano quei piccoli sassolini nell'esperienza concreta di una ricerca su Paolo Andreani? Quei piccoli sassolini rappresentano le lettere che Paolo Andreani scrisse al fratello Gianmario, quello del tempietto di Moncucco, tanto per intenderci. Altri sassolini rappresentano le sue memorie di carattere scientifico, altri sassolini rappresentano i suoi diari che Paolo Andreani perse nel corso dei suoi numerosissimi viaggi. Altri sassolini rappresentano i passaporti, i documenti di Paolo Andreani. Ebbene, vedete, io dico che anche che se oggi noi siamo qui tutti insieme anche per la presentazione di questo libro, nell'occasione di questo gemellaggio culturale, io credo che veramente abbiamo qualche cosa in comune con Paolo Andreani. Perché anche a Paolo Andreani piacevano molto i libri. Tanto vero che all'età di 19 anni Paolo Andreani scrisse una lettera al pontefice del suo tempo, che si chiamava Pio VI, chiedendogli la possibilità di poter ottenere, consultare quei libri contenuti nell'indice dei libri proibiti. Ebbene, Pio VI consentì, Paolo Andreani ottenne questi libri, e poi, siccome Paolo Andreani era una persona anche un po' disordinata, insomma, aveva sempre un po' la testa tra le nuvole, ebbene, Paolo Andreani perse questi libri. Ebbene, io credo che a un certo punto Paolo Andreani, a proposito, ebbe una sorta di rimorso di coscienza, perché nel 1786 Paolo Andreani era impegnato in un lungo tour americano, arriverà fino alla Sicilia, poi fino all'isola di Malta. Ebbene, passando per Roma, Paolo Andreani scrisse una lettera al fratello Gianmario, dicendogli di volersi fermare a Roma, con queste testuali parole: a baciare i piedi al Padre Santo, che ho più volte benedetto alla mia maniera. Ma tutto questo solamente dopo il volo di Moncucco del 1784. Anzi, mettiamo il puntino sulle i: dopo il volo di Moncucco trattino Caponago. Perché vedete, è importante nella vita da dove si parte, ma ancora più importante dove si arriva. Ebbene, nel corso della mia documentazione ho trovato una delle descrizioni, a mio modo di vedere, più belle in assoluto, che hanno a che fare con una località con cui ebbe a che fare appunto Paolo Andreani. E questa località è proprio Caponago, dove il volo di Paolo Andreani appunto terminò. Ebbene, uno scrittore contemporaneo di Paolo Andreani, si chiamava Vincenzo Lancetti, scrisse queste parole: lungi 3 miglia da Moncucco giace una leggiadra, rustica villetta, dell'origine di cui la storia tace, che volgarmente Caponago è detta. Non vero albergo di beata pace, ma nel furto, nella vendetta, né l'ebrietà, né vizio altro gagliardo, onde tanto altri biasma il suol lombardo. Vincenzo Lancetti, 19° canto, Ariostiade del 1803. Ebbene, vedete, io credo che dopo quel volo di Caponago, Paolo Andreani tornò sicuramente nella sua villa di Moncucco, e qui sicuramente balli, festeggiamenti, banchetti. Però io credo che a un certo punto Paolo Andreani si ritrovò un pochino solo nella sua villa, forse a tarda sera, e incominciò a pensare, si chiese: ma
Cosa farò adesso della mia vita? Paolo Andreani all'epoca aveva solamente 20 anni. Ebbene, Paolo Andreani prese una decisione. Uscì da quella porta, la porta della villa di Mucucco, scese da quegli scalini e iniziò i lunghi viaggi della sua vita. E ritroviamo Paolo Andreani da qui a poco in Francia e iniziò appunto a scrivere i suoi voluminosi diari. Una delle prime descrizioni, fra le più interessanti, riguardano proprio il sovrano francese, Luigi XVI, la persona più importante della Francia pre-rivoluzionaria. Ebbene, Paolo Andreani comincia a scrivere il suo diario proprio con una visita a Luigi XVI. Andreani si presenta a corte, le porte sono socchiuse e così Paolo Andreani comincia la sua descrizione. Allorché il re alzato e sta per borsa dall'acciarsi i calzoni, si spalancano le porte e vengono introdotti gli ambasciatori e tutto il corpo diplomatico. Ciascun forestiere segue il suo ministro ed entra nella camera da letto del re. Egli se ne sta in piedi, di rimpetto, ad uno specchio, terminando di allacciarsi i calzoni, porsi l'abito e fare preghiere. In questo frattempo si degna qualche volta a volgere qualche parola a qualcuno degli ambasciatori, attraversa la sala con un viso ridente, burlesco, senza fissare alcuno, fintanto che il ministro, che deve presentargli qualche forestiere, dice: «Sire, vi presento il conte, gentiluomo di tal paese», si volge da loro, lo guarda ridendo, lo esamina attentamente da capo a piedi, gli ride sul volto e riparte. Ebbene, vedete, questo tipo di incontri furono possibili proprio per la grande fama che Paolo Andreani aveva raggiunto con il suo volo di Mucucco Caponaro. E ritroviamo da qui, poco dopo, Paolo Andreani, pensate, a Londra. Siamo nella Londra della fine del 1700, quindi quali altre grandi possibilità per incontrare persone molto importanti della sua epoca, in modo particolare legate al mondo della scienza. Ebbene, io lascerò alla vostra lettura fare questi incontri accompagnati da Paolo Andreani. Se tra le pagine scorgete però di un nome, un certo Sheldon, scorrete via velocemente, perché Sheldon faceva un lavoro un pochino particolare, ci dice Paolo Andreani. Era un anatomista e Paolo Andreani scrive che pretende di avere trovato un metodo particolare per la preparazione dei cadaveri. Ebbene, Paolo Andreani assistette anche a questo tipo di risultati, anche a questo tipo di esperimenti. Mentre per quanto riguarda il nostro Sheldon, a un certo punto Paolo Andreani scrive che proprio a causa del tipo del suo lavoro divenne completamente pazzo e nessun'arte poté di nuovo renderlo né alla scienza e né alla società. Ebbene, vedete, in questa Londra della fine del 1700, quali grandi occasioni per Paolo Andreani di conoscere questa importante celebrità. E a un certo punto Paolo Andreani cominciò a sentire parlare di un altro scienziato, americano questa volta. Si chiamava Thomas Jefferson e, come sappiamo, era anche un uomo diplomatico. Ebbene, Paolo Andreani a questo punto incominciò veramente a pensare di andare concretamente, di fatto appunto, negli Stati Uniti. Un viaggio che Paolo Andreani riuscirà a raggiungere nel 1790. Ebbene, prima di partire Paolo Andreani aveva scritto una lettera che iniziava in un modo un pochino strano, se vogliamo, al fratello Gianmario e incominciava con queste parole: «Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa», così devo cominciare questo foglio. Perché Paolo Andreani scriveva sia al suo fratello del suo imminente viaggio negli Stati Uniti, ma al contempo si confessava e confessava al fratello di una perdita ingente, di una somma di denaro a causa del suo vizio, il vizio del gioco, e che lo attanaglierà per tutto il resto della sua vita. Ebbene, nonostante questo, Paolo Andreani riuscì a raggiungere nel 1790 il suo sogno, il suo obiettivo, e lo ritroviamo appunto in America. E questa sarà una grandissima occasione per conoscere importanti personalità legate al mondo politico e diplomatico di quel periodo. In modo particolare Paolo Andreani conobbe direttamente in prima persona George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison,
che se noi pensiamo a che cosa rappresentarono, ci accorgiamo facilmente che si tratta dei primi quattro presidenti in assoluto della storia degli Stati Uniti. Philosophical Society di Filadelfia, in cui Paolo Andreani per le sue osservazioni ottenne un importante riconoscimento nel 1792. Osservazioni che Paolo Andreani fece in quel mondo che lui chiamava in modo molto generico dei selvaggi, in modo particolare stanziati a sud-est dei Grandi Laghi, al di sotto del lago Ontario. Vedete, queste osservazioni sono molto importanti, perché per diverse ragioni, in modo particolare per la, come dire, chiara onestà intellettuale di Paolo Andreani. Perché Paolo Andreani scrisse, come dire, quello che vide, non fantasticò di nulla, quando qualcosa non poteva vederlo o non poteva capirlo lo ammetteva molto chiaramente, insomma, nei suoi diari. Oltre a questo vi è un'importanza anche da un punto di vista cronologico, perché Paolo Andreani si comportò come un etnografo. Però vedete, l'antropologia in realtà nasce molto tempo dopo Paolo Andreani, nasce nel 1850, e quindi Paolo Andreani possiamo porlo sicuramente alle radici di questo ragionamento antropologico. E un'ultima considerazione. Vedete, Paolo Andreani, quando si recò negli Stati Uniti, divenne, come dire, era l'esploratore, tra virgolette, normale, che andava a studiare un contesto, come dire, diverso. Però quando Paolo Andreani fu in quel contesto, divenne un pochino l'anomalo, la persona un po', diciamo, diversa in quel contesto che era normale in quel tempo, in quel periodo, quello appunto dei selvaggi. E quindi a fronte di questo si potrebbe sicuramente affermare che anche Paolo Andreani venne osservato tanto, non fu solo appunto lui a osservare, ma gli altri osservarono Paolo Andreani. E questa è una tematica molto profonda, molto impegnativa, perché è quella dell'osservatore che a sua volta è osservato. Montesquieu, un filosofo del Settecento, avrebbe detto, come di fatto disse nelle sue lettere persiane, trovavo 100 occhialini puntati su di me. Insomma, mai nessuno è stato guardato tanto. E Paolo Andreani sicuramente in quel contesto fu guardato tanto. Paolo Andreani ebbe anche dei momenti profondamente umani, drammaticamente umani, perché vedete, l'atto eroico come quello del volo di Moncuco, se tutto va bene nella vita lo si fa una volta sola, la seconda volta si rischia di capitolare, di inciampare come in un banale gradino. E questo è quello che capitò a Paolo Andreani nel suo viaggio americano, perché Paolo Andreani aveva in testa una cosa, aveva in testa di andare alla ricerca delle sorgenti del Mississippi. Tutti gli esploratori erano alla ricerca delle sorgenti del Mississippi all'epoca di Paolo Andreani. E pensate, a un certo punto Paolo Andreani scrisse a suo fratello, ma anche ad altri personaggi importanti, di avere scoperto le sorgenti del Mississippi.
Però vedete, quella scoperta non sarà mai attribuita a Paolo Andreani per un semplice motivo, perché quella documentazione che Paolo Andreani aveva scritto in loco in riferimento alla scoperta, o quello che lui riteneva la scoperta delle sorgenti del Mississippi, andò persa. Questa volta non andò persa perché Paolo Andreani era una persona un po' distratta, un po' disordinata, ma andò persa perché Paolo Andreani a un certo punto ebbe un incidente veramente drammatico e dove rischiò sicuramente di morire e dove perse anche questi documenti, perché attraversando un fiume ghiacciato in prossimità di New York il ghiaccio si spaccò, la slitta, i cavalli di Paolo Andreani, i suoi bagagli finirono per sempre persi nelle acque ghiacciate. Ebbene, vedete, in quei bagagli vi erano questi documenti, questa documentazione in riferimento alla scoperta delle sorgenti del Mississippi, che se fossero stati forse riportati a Filadelfia o New York, forse avrebbero dato questa attribuzione al nostro Paolo Andreani. In realtà questa attribuzione sarà, come dire, data molto molto tempo dopo ad un altro esploratore italiano, un certo Giacomo Costantino Beltrami. Ironia della sorte, nel 1823, che fu proprio l'anno della morte di Paolo Andreani a Nizza. Ebbene, io credo che nessuno ebbe mai il coraggio di andare a Nizza e di dire a Paolo Andreani: caro Paolo, la scoperta delle sorgenti del Mississippi è stata attribuita ad un altro esploratore. Di una sua lettera, la penna è cattiva e l'ora avanza, che non ho neppure il tempo di rileggere il foglio. E giungiamo quindi anche noi alle conclusioni del nostro viaggio. Ebbene, abbiamo iniziato con uno sguardo, quello di un bambino che vede una mongolfiera scomparire nel cielo. Poi c'è stato lo sguardo osservativo di Paolo Andreani nei confronti delle diversità. Abbiamo poi anche accennato allo sguardo degli altri nei confronti di Paolo Andreani. E vorrei concludere con un altro sguardo. Io mi sono chiesto, chissà cosa pensò Paolo Andreani in quel momento, in quell'attimo, prima di essere strappato dalle acque ghiacciate, quando credette di morire. Io ho cercato di dare una risposta. Ma forse Paolo Andreani non pensò proprio a nulla, perché ebbe paura, non ebbe il tempo. Forse però vide qualcosa, anzi, vide qualcuno. Ebbe in quel momento davanti a sé un'immagine, un volto, uno sguardo. E di chi era quello sguardo? Era lo sguardo di quella persona, forse, l'unica persona che più di tutti lo aveva amato. Era lo sguardo di Gianmario, il suo fratello maggiore, che tanto lo aveva amato, che tanto lo aveva custodito, che tanto lo aveva tollerato, nel bene e nel male, e che ne aveva avuto compassione nei momenti più difficili, nelle prove più ardue che una vita può superare o sopportare. E quello sguardo viene riportato qui, in questo libro. Pensate, per la prima volta siamo riusciti, grazie al contributo dei fratelli Emilio e Pio Mantovani, ebbene, siamo riusciti a dare un volto a Gianmario Andreani. Questo sguardo fuoriesce, dicevo, per la prima volta da un corridoio un po' oscuro, un po' troppo stretto per lui, antistante la sacrestia della chiesa di San Paolo e Barnaba, a Milano. Ed era lì, in attesa di essere solo ritrovato. Lo abbiamo trovato, lo abbiamo abbracciato e condotto qui, a Brugherio, insieme a noi. E quello che ancora più conta è che ritrova lo sguardo, un po' ribelle, sicuramente irrequieto, del caro fratello. Con gli auguri che questo sguardo di fratellanza ci possa sempre accompagnare.
perché, come disse Paolo Andreani nel 1803, ho dissipato la mia sostanza, ma non ho conosciuto la profondità del mare. E come gli scrisse in una delle sue ultime lettere, addio, mille abbracci e mille saluti. Saluti, saluti a tutti, a tuttissimi. Grazie. Però attenzione, noi della compagnia della mongolfiera, prima di parlare di mongolfiera, dobbiamo per forza ricordare il nostro comandante Piero Corati, che l'anno scorso ha deciso di intraprendere l'ultimo volo, il più alto, il più solitario, il volo di non ritorno. E badate bene, quando noi parliamo di Piero Corati, ma non solo noi della compagnia della mongolfiera, tutto il mondo che ruota intorno alle mongolfiere. Piero non era un comandante di mongolfiera, era il comandante della mongolfiera. Piero era il numero uno, ma non solo perché aveva il brevetto numero uno, perché è stato il pioniere di questo mondo che ruota intorno alle mongolfiere. È stato il primo a livello nazionale a dedicarsi vita e corpo al mondo delle mongolfiere. Oggi lo ricordiamo con Mariangela. Mariangela era la sua compagna e guarda caso anche la sua compagna aveva l'hobby del volo di mongolfiero, era un pilota anche lei, e come tutte le grandi coppie hanno deciso di intraprendere l'ultimo volo a pochi mesi di distanza, prima Mariangela e poco dopo Piero. Come l'abbiamo ricordato, come vogliamo ricordare Piero in questo momento qua? Noi, nella nostra associazione, abbiamo, tra le altre, abbiamo anche una giornalista bravissima, una bravissima ragazza che si chiama Giorgia Magni. Giorgia Magni, negli ultimi periodi, negli ultimi anni, ha avuto la possibilità di conoscere Piero, l'ha intervistato, ha scritto diversi articoli su Piero. Abbiamo realizzato anche una splendida video intervista che abbiamo nel cassetto e dobbiamo montarla. Prima o dopo la faremo, questo montaggio. E si era affezionata anche a Piero, no? Gli abbiamo chiesto: cosa ne dici se ricordi Piero Corati in questa occasione? Fantastico, è stato come sfondare una porta aperta. Però la Giorgia oggi per lavoro ha dovuto andare a Roma e quindi ci ha detto: guarda, mi dispiace tantissimo, non posso esserci e quant'altro. È stato un imprevisto, però per noi della mongolfiera gli imprevisti sono dietro l'angolo, siamo abituati, no? Quindi non ci facciamo mica spaventare da una folata di vento che ci sposta in altra direzione. Via, una tirata di gas e riprendiamo. Quindi abbiamo dovuto sostituire all'ultimo momento Giorgia Magni, e siccome non siamo mica troppo regolari, non ci dicono, come possiamo sostituire una giovane e bella ragazza? L'abbiamo sostituita con un uomo di mezza età e con due baffi lunghi 30 cm. Questo uomo qua, che è il nostro socio, è Remo, che è il nostro socio della compagnia della mongolfiera, in comune con Piero ha la passione per il volo. Lui da una vita vola con mezzi che non richiedono nessun artificio meccanico, nessun motore. Quando ero un ragazzo volava con il deltaplano e ultimamente vola con l'Ariante, anche perché il deltaplano aveva lasciato qualche segno nelle sue ossicina malandate. Quindi legge l'articolo di Giorgia Magni, scritto apposta per ricordare il nostro Piero Corati e Mariangela, il nostro Remo. La voce di Giorgio non vi riuscirà, comunque leggo le sue parole. Oggi avrei dovuto essere qui, avrei voluto soprattutto
perché il corpo di Piero è una di quelle cose che andrebbero raccontate a voce, così che si possa cogliere la sua importanza e l'emozione. Sì, perché Piero Coratti era l'emblema dell'emozione. Non c'era racconto che uscisse dalla sua bocca che non fosse permeato di emozione, quella per il coro, per le sue mongolfiere, per una vita trascorsa ad alzarsi leggero tra le nuvole e il sole, fin dove i raggi battevano sul ghiaccio delle Alpi, facendolo commuovere al solo pensiero. Uno dei momenti più belli della mia vita, diceva, infatti ricordo una traversata verso la Francia, tra ghiacci e cime innevate. Piero era un uomo che nella vita si era sicuramente potuto permettere degli investimenti importanti e sin da piccolo, nonostante gli anni travagliati della guerra, poté studiare arte in accademia. Ma queste fortune sarebbero rimaste sterili terreni se non ci fosse stato l'animo creativo e forte di Piero, la tempra che non demordeva mai, il carattere sognante e sognatore di un uomo che anche nel suo ultimo volo terreno non ha mai smesso di guardare al cielo con gli occhi lucidi e la voglia di pilotare ancora una volta il suo aerostato. Intervistandolo ho raccolto mille aneddoti, mille sfumature di una vita da pilota, i tanti rischi corsi, le risate collezionate, i personaggi noti, conosciuti. Più di ogni altra cosa però, io, così giovane rispetto a lui, mi sono sempre portato a casa la lezione più importante, quella di un uomo che aveva un sogno, che fece i conti con ciò che possedeva e decise di partire per imparare a volare, decise di investire tutto per acquistare la sua prima mongolfiera. E tra i primi gonfi di colli e le prime rovinose cadute, si è costruito una carriera rispettabile di fama internazionale, inseguendo unicamente passione e sogno, che hanno governato la sua vita e il suo lavoro fino agli ultimi giorni. Stare con un uomo così per sua moglie Mariangela sarà stato complesso, penseranno in molti. Forse sì, ma in realtà anche Mariangela amava le mongolfiere. Anche lei viveva per vedere il mondo attraverso il suo estro artistico e i voli leggeri nelle ceste delle mongolfiere. Mariangela, così come lo era stato anche Piero, fine pittore e scultore, ha così condiviso con lui non solo una vita coi piedi per terra, ma anche una vita ad alzarsi in volo, a vedere con gli stessi occhi il mondo dall'alto, quel mondo che Piero dall'alto della sua cesta ha sorvolato in lungo e in largo dalle Alpi agli oceani, atterrando nelle campagne e nei laghi, comparendo in TV e al cinema, dando visibilità ai mondiali in calcio, alla politica e a grandi imprese italiane e non. Ha rischiato la vita con un atterraggio di fortuna in Normandia e una in Sardegna, ma non c'è stata conoscenza importante o pericolo corso che gli abbiano tolto umiltà e grinta. Cortese e generoso, anche se con un carattere rigoroso e perentorio, Piero lascia un grande vuoto nel mondo dell'aeronautica italiana, nella storia della mongolfiera in Italia e nella compagnia della mongolfiera di Brugherio, che orgogliosamente porta il suo nome. Grazie Piero per la favola bella che hai vissuto e che negli ultimi anni ci hai reso partecipi, per la storia importante che ci hai insegnato. Il tuo volo più lungo e leggero è iniziato e accanto a te c'è Mariangela e non c'è posto più dolce del cielo che immaginarti insieme. Giorgia Magni. Solo un nome di
Adesso passiamo da un veterano, Piero Corati, a un suo allievo. Qua devo leggere perché sapete la memoria ha una certa età, va e viene, no? Quindi abbiamo con noi il pilota di Arcadia Valentino. Ha vinto il trofeo internazionale di Capannoli nel 2017. È detentore del record di distanza e giocata del gol del 31° in raduno internazionale di Fragneto Monforte. Ha partecipato a raduni nazionali e internazionali. È il pilota professionista più giovane d'Italia. E con noi Stefano Veleroni. L'abbiamo esaminata un po' in tutti gli aspetti, gli abbiamo chiesto di esaminarla dal punto di vista tecnico-storico. A te la parola, Stefano. Grazie. Allora, buongiorno a tutti intanto. Partiamo dal funzionamento della pompolfiera. La pompolfiera funziona in modo abbastanza semplice. L'aria viene scaldata, l'aria calda va verso l'alto e di conseguenza la pompolfiera si stacca da terra. Al giorno d'oggi abbiamo delle bombole, abbiamo propano, abbiamo riduciatori, abbiamo molte tecnologie che ovviamente 200 anni fa non c'erano. Quindi cerchiamo di metterci effettivamente nella condizione di Andreani nel 1784. Allora, abbiamo una slide che ci fa vedere più o meno il percorso che ha svolto. Sono circa 5,5 km di percorso, vanno da Montcucco, quindi alla sua villa, la residenza estiva, a Caponago, alla Cascina Serena. Sono 5,5 km che possono essere percorsi al giorno d'oggi con un normale pallone in qualunque condizioni, più o meno. Ripeto, siamo nel 1784, non abbiamo tecnologie e hanno un pallone costruito in tela e carta che viene progettato dai fratelli Gerli, che mai ci metteranno piede perché non si fidavano neanche della loro costruzione. Però Andrea è convinto, vuole fare il volo, si prepara, trova due persone di equipaggio, due falegnami ubriachi, però ci prova comunque, li carica a bordo e parte. Parte con un propellente che al giorno d'oggi è ormai passato, ovvero l'idio di betulla e di alcol e di altri materiali non conosciuti ma che effettivamente garantivano una buona combustione. Quindi partono i tre, non sappiamo precisamente quanto il volo sia durato, si stima intorno alla mezz'ora, 40 minuti, non è attendibile perché ovviamente il vento potrebbe cambiare il quadro e di conseguenza non abbiamo dati certi, però teniamo conto comunque di questi 40 minuti. L'altezza raggiunta è di circa 1500 metri, si stima anche intorno ai 3000, però il dato è molto molto relativo. Anche perché se lui fosse andato a 3000 metri, principalmente non sarebbe mai atterrato, o perlomeno sarebbe atterrato in condizioni rovinose. Una volta giunto sul luogo dell'atterraggio, non si sa ancora bene come lui sia riuscito a moderare la caduta, nel senso che probabilmente il propellente ha finito e di conseguenza il pallone è venuto giù. E di conseguenza abbiamo che cosa? Abbiamo una distanza percorsa che è considerevole, se contiamo che non aveva la possibilità di moderare l'altitudine, quindi ha seguito le correnti e basta, non ha fatto nient'altro per cercare di capire dove l'era stato va, cosa che si fa già oggi, se abbiamo bisogno di andare a corrente si cerca di cambiare l'altitudine, in modo tale da cercare di seguire un percorso, quindi un sentiero, riallacciandosi al tema principale. Arriva sul posto di atterraggio, prende un albero e si salva. Principalmente il volo è uno tra i più coraggiosi che siano mai stati fatti da quel primo volo ad oggi, perché nessuno, credo, nessun pilota sano di mente farebbe mai una cosa simile. Quindi partire senza propellente, partire con una rotta non conosciuta, però lo fa, ha un coraggio inimmaginabile. E queste sono più o meno le proiezioni di oggi in 3D su dove è partito e dove è arrivato. Nella prima proiezione di sinistra vedete la villa da cui è partito, ha tenuto una rotta verso est e nord-est, quindi sicuramente il vento arrivava da sud-sud-ovest e probabilmente ha tenuto la stessa quota, o comunque una quota variabile ma intorno sempre 100 metri, fino a dove l'atterraggio. A quel punto è cominciato a scendere, è arrivato dove vedete il puntino rosso sulla sinistra.
è proprio dove ha impattato sull'albero. E qui ha avuto una fortuna, ovvero trovare gli alberi, perché probabilmente se andava giù e sotto di lui non c'erano stati pronti a fermarlo, il volo ripeto non sarebbe stato così ricordato. E in questo momento, ripeto, avete due panoramiche. La panoramica di sinistra, che vi indica approssimativamente la distanza, quindi per il 1784 percorrere una distanza simile con un mezzo simile era un eroe, era veramente una persona strabiliante. E a destra invece vedete quanto effettivamente lui si sia fidato del suo aeromobile. E quindi, ripeto, quello che ha garantito l'impresa è stata una meteorologia praticamente perfetta, perché non avrebbe potuto, in condizioni pessime, garantire un decollo e un atterraggio così soffice. È stata sicuramente una gran botta di fortuna, perché la fortuna conta sempre, e lui ne ha avuta più della paura che aveva in corpo, quindi di conseguenza il suo cuore è andato a risolversi nel modo più possibile. E soprattutto chi aveva progettato l'aerostato, quindi i fratelli Gerli, pur non avviandosi del loro aerostato, avevano fatto un lavoro magistrale, perché nessun aerostato senza valvole di sfogo, senza qualunque tipo di sistema di sicurezza, potrebbe effettivamente arrivare da un punto A a un punto B e restare quantomeno intatto. Di conseguenza, ripeto, è un eroe, va ricordato come tale. È un pazzo forse, assolutamente sì, però ce l'ha fatta, quindi tanto di cappello. Oh, vedi, grande Stefano. Siamo arrivati al gemellaggio culturale, no? Siamo partiti dicendo che oggi dovrà esserci il gemellaggio culturale, e adesso è il cuore del gemellaggio culturale. Esaminiamo un po' le due parole, gemellaggio culturale. Per fare un gemellaggio ci vogliono due gemelli, no? Di solito. Noi ne abbiamo trovati due, sicuramente non sono molti forti, no? Visto che uno c'ha la barba e l'altro no, quindi Laura, prego, vedi. Laura, abbiamo trovato due gemelli. Gemelli perché praticamente svolgono lo stesso lavoro, sono due assessori, no? Poi abbiamo detto che è un gemellaggio culturale, quindi gemellaggio culturale, chi è che lo poteva fare se non due assessori alla cultura? Quindi abbiamo l'assessore alla cultura di Caponago, Aronne Cavazzoni, e l'assessore, il nostro assessore Laura Valli, è inutile che rappresentiamo perché lo conosciamo tutti, no? Come abbiamo pensato per i nostri due gemelli? Posso chiamarmi gemelli, no? In questa situazione, due gemelli. Abbiamo rispolverato un racconto, poesia, che aveva fatto, anche in questo caso, aveva fatto l'Ernesta Magni, la Ghinani, che non era una maestra, era la maestra di Brughiero. Noi la ricordiamo tutti di Brughiero come la maestra Magni, e aveva scritto una poesia, un racconto che descriveva la nostra chiesetta di Monbuco, da dove è partito il volo di Andreani, e l'ambiente che c'era intorno, ma non l'ha descritto in italiano, noi non siamo mica normali, quindi quando dobbiamo fare qualcosa dobbiamo sempre dare un tocco di originalità. L'aveva scritto in dialetto, ma anche questo è cultura, soprattutto questa è cultura, perché il dialetto lo stiamo perdendo, quindi è un peccato perdere questa della cultura. Quindi chiediamo a Laura e a Darone di leggerci questo racconto della Tina Magni in dialetto. Grazie. Un regalo. Ce la metteremo tutta e perdonateci. Perdonateci. Lui è stato così gentile da dire: comincia tu che sei una donna. Grazie a te, Aronne. De tutti i vili, la più severa è quella di Montcuq. Valor 600, scalon grandius, porti credenti. 200 anni fa,
era la villa Turbenchon, ma le ranca un ritrovo dei Milanese Studios, disegno un centro di cultura. Il padrone è il cun Paolo Andreani, testa calda o capapina, le radicero di Sotemi, e si era di sale dura, e studiava e provava, quinte il fuoco e l'aria calda a gonfiare un gran ballone. E un bel dì dell'anno 1784, il 13 di marzo, c'è il carrozzo di Milanese trottava di Milano fino a Brughetti per assistere a sta avvenimento, a sta protesta del suo giugno dell'intanto. Intorno al balun di un montone di gente, sciuri di Milano e paesani di Brughetti, Parruc, Cipria, Crinolin, Montur, divisi per Lucene, tre corni, dame Brunet, Gentilon e buona gente. Fra lettera e scienzia, il Verni e il Parini, tutti guardano nel balun che si alza sulle teste della gente, in la cesta con il punt, tu paesan del Brughetti, più se estremi che contenti. Il balun e viaggia di buon per l'aria, e il giù da un cicì, col naviga verso i Nibul e diventa piscinini. Che festa che gli lì, al milanese Buran, estruso e stravagante, l'han festeggiato fino al teatro della Scala. I gente di Brughetti parlavano da diavolerì, dicevano che viaggiava anche a sott'acqua, le han fatto che era un straordinario viaggiatore. Pensavamo, a questo punto però chiamerei anche Marco e Monica insieme, no? A rappresentare qui i due comuni. Abbiamo pensato di chiamare, presentiamo Monica Guzzini, che è il sindaco di Caporato, e Marco Troiano, che è il nostro sindaco. Considerando che i due assessori sono stati bravissimi, poi sì, alla fine, sono stati bravissimi, quindi noi non potevamo che donargli una targa ricordo per oggi, perché sono stati veramente eccezionali, no? La targa è stata fatta dall'officina dei fratelli Cortiano qua di Brughetti, che sono un'eccellenza sul nostro territorio, e anche qua, siccome alcuni di voi che vengono in giro ci chiama che siamo una compagnia di sgarrofatti, noi lo confermiamo anche oggi. Di solito ci sono delle miss che portano le targhe, no? Noi ce le siamo dovuti arrangiare, quindi chiamo Danilo Cortiano, che è l'autore della targa, e il suo direttino, che consegnano le targhe alla rappresentante comunale. Come miss non sono un grande, ma sono due persone eccezionali. Le targhe sono bellissime, le abbiamo messo addirittura un panno per non lasciare impronte digitali. Bene, Danilo Cortiana lo consegna a Laura, prima le donne. Bravo, Danilo. E Danilo lo consegna a Caporato, a Monica e alla Laura. Ma che bel potrebbe, eh? Ma che bel potrebbe. Abbiamo fatto, vale ufficiale, siamo gemellati culturalmente, Brughetti e Caporato, però non abbiamo finito, siamo solo quasi a metà, quindi portate con il pazzito, non abbiamo finito. Prego, se volete accomodarvi. Solo due minuti, perché per gemellarci culturalmente io vi ho portato il libro di Caporato. L'ho portato uno per il sindaco, che so che ha un ufficio con tutti i ricordi che viene a trovare. Uno per la biblioteca. Per la biblioteca devo dire te. Benissimo. E uno per la soggettiva, la vostra compagnia, ovviamente. Grazie. Grazie.
grazie. Vi assicuro che quando siamo stati a Caponaco, se volete a Caponaco proporre questo gemellaggio, ci ha ricevuto tutta la giunta. Non è mai successo, ci ha ricevuto tutta la giunta. E qua è. Ah, è qua, buono, eccolo là, è stato un dire. Molto grazie a tutti, grazie a tutti per il momento. Grazie, grazie ancora. Eccola. A questo punto, vi ho detto prima che noi abbiamo esaminato il volo, abbiamo esaminato il volo il 13 marzo in tutte le sfaccettature possibili, no? Abbiamo formalizzato il gemellaggio culturale, abbiamo rievocato l'ascensore, abbiamo descritto come partita, abbiamo narrato del percorso, abbiamo accennato come atterrato. Un paio d'anni fa il nostro socio e amico Fulvio aveva fatto un discorso di un racconto di fantasia che immaginava corpo, ah no scusate, mi sono dimenticato un pezzettino, scusate, posso interrompermi un attimo e tornare indietro? No, volevo, prima di passare al racconto, volevo farvi vedere questa slide, perché questa slide l'abbiamo fatta solo proprio per i fratelli Gordiana, che ci sopportano e supportano per tutte le nostre richieste. E volevo farvi vedere, quell'immagine qua a sinistra, è un'opera d'arte che raffigura in un poco spazio, che raffigura le eccellenze di Brugherio. La mongolfiera è immagine. Guarda caso, immagini sono tre. Sulla mongolfiera del 13 marzo c'erano tre personaggi. Guarda caso, immagini portavano oro, incenso e mirra. E guarda caso, sulla mongolfiera del 13 marzo c'era un conte, oro, incenso e mirra, due del popolo, che sono paragonati ai nostri due immagini. Mi ero dimenticato di questo pezzo, ma è un dovere per noi ringraziare in maniera particolare i fratelli Gordiana, che ci stanno dando una mano enorme. Quando abbiamo bisogno di qualche cosa andiamo sempre da loro. Bene, torniamo al racconto successivo. Scusate, mi sono perso questo pezzo. Andiamo avanti. Quindi abbiamo esaminato un po' tutte le sfaccettature il 13 marzo 1784. Stavo dicendo che due anni fa il nostro Fulvio Bella, che siamo con noi, che aspettiamo, aveva scritto un racconto di fantasia su quello che era successo dopo il volo. Noi abbiamo trovato scritti, documenti su quello fino all'atterraggio, ma poi non si parla di quello che è successo. Fulvio ha immaginato quello che il conte pensava e ha fatto durante il ritorno verso Brugherio. Quest'anno non ci siamo fatto mancare niente, anche qua noi abbiamo scritto tante cose su come è partito, su come è atterrato, che i nostri due abitanti locali sono stati convinti con qualche bicchiere di vino. Però in volo, cos'è successo in volo? Quando erano sui mongolfiera il conte Giuseppe di Gaetano, cos'è successo? Ecco, questo qua, sempre Fulvio, che è il nostro poeta per eccellenza, e Fulvio quando dobbiamo scrivere qualche cosa noi ci rivolgiamo a lui e andiamo sempre sul sicuro, ha immaginato che uno di questi nostri abitanti del luogo, Gaetano e Giuseppe, uno di questi due è diventato nonno e raccontava alla sua nipote quello che è successo in volo. Ha scritto questo racconto e noi lo facciamo leggere al lettore ufficiale di Brugherio. Posso presentarti così, Peppino? Dai, no, un lettore ufficiale di Brugherio. Peppino. Allora, fortunatamente no. Fortunatamente, come vedi, sono ancora qui. Ma no, nonno, figurati. Mi
dicevo nel cielo vero, questo qui, sopra di noi, quello con le nuvole al sole. Allora sì, allora ci sono stato, ma se ci penso, mi viene ancora la pelle d'oca. Accidenti, come sei stato coraggioso. Io purtroppo non sono come te, sono paurosa. Ieri la mamma mi ha detto di andare dalla vicina a chiederle del sale, ma era sera. Nella cascina non c'era nessuno e a me sembrava di vedere fantasmi dappertutto. Sono andata di corsa e la vicina mi ha visto così agitata che si è persino spaventata. A dire la verità, proprio per come è stato coraggioso quella volta, non lo sono stato. Coraggioso è stato il vino. Coraggioso il vino e imbroglioni e conte. Come imbroglioni? Adesso te lo racconto, ma tu non ti devi meravigliare. Guarda, il conte, anche se era democratico, di ampie vedute, se ci trattava bene, illuminato lo chiamavano. Anzi, no, aspetta, illuminista. Era pur sempre un nobile. Noi eravamo contadini e lui ci poteva utilizzare come meglio credeva. E fece così anche quella volta con noi. Come con noi? Ma sì, perché la mia stessa sorte è toccata a Giuseppe. Anche lui, come me, imbarcato a forza, ubriaco, sul pallone. Sì, eravamo ubriachi, ma ci è bastato un secondo per non esserlo più. Appena il pallone ha iniziato ad alzarsi, sarà stata la novità, il vento, o che so io, forse Dio stesso che ha avuto misericordia di noi, siamo rinvenuti subito. E subito sotto con il fuoco, legno su legno. Improvvisamente, quasi una magia, mentre il pallone saliva, sono finiti tutti i ruoli e le differenze. Eravamo sullo stesso pallone, in volo per la prima volta, almeno per la prima volta qui da noi. Sapevamo, e il conte ce lo diceva per incoraggiarci, che già in Francia, qualche anno prima, era stata fatta una cosa simile. Ho visto sotto di me una folla traboccante, sparsa per ogni dove nella villa, decine di colori, di vestiti, di scialli, di fazzoletti, volti alzati pieni di meraviglia. Di meraviglia, ma anche un po' di spavento. La gente era così tanta che, visti dall'alto, alcuni sembravano quasi dentro le siepi, come strani innesti di un giardiniere pazzo. Colpiti dal vociare di tutte quelle persone, anche i cani da caccia si erano messi ad abbaiare. Ma io non capivo più nulla, sapevo solo che non dovevo far spegnere il fuoco, e allora legno su legno. A un certo punto la coscienza prese il sopravvento e la paura sparì. Tra un legno e l'altro gettavo uno sguardo di sotto, ovunque visi alzati. Persino gli asini, i cavalli avevano smesso di tirare carri e carrozze per fermarsi a guardarci. Il conte era pensieroso, ma si capiva subito che i suoi erano altri pensieri rispetto ai nostri. Pensieri di gloria, di orgoglio per i suoi studi, la dimostrazione che aveva ragione lui. Quello che fino a ieri appariva nient'altro che un grande e floscio lenzuolo attaccato a un canestro di legno e che aveva dovuto subire il dileggio e la disapprovazione di molti, ma che si crede di essere l'uomo. Vuole sfidare Dio? Se Dio avesse voluto farci volare, ci avrebbe dotato di ali come gli uccelli, dicevano in giro. Bene, quel floscio lenzuolo volava col suo carico di uomini e di legno. La scienza in cui credeva era lì a dargli ragione. Lui aveva il coraggio dei vent'anni, l'incoscienza dei vent'anni, lui assaporava della gloria. Immaginava i giorni successivi, quando alla scala, stracolma, un'orazione interminabile lo avrebbe accolto, quando persino il viceré e il conte Vilse, quel disgraziato, sarebbero stati costretti ad abbracciarlo come l'amico più caro. Chissà cosa avrà pensato il conte in quel momento. Se avrà fatto finta di niente o se si sarà tolto qualche sassolino della scarpa. Un sasso grande però, questo l'ho sentito io, se l'è tolto in volo. Il culo mi c'è! Disse. Mi ha proibito di alzarmi in volo da Milano.
con la scusa che non poteva sentire sulla coscienza la morte di un suo suddito. Ma io l'ho pregato. Sono partito anche senza il suo permesso dalla mia villa. Poi si è messo a ridere. Ridere come un ossesso e ha aggiunto: e il culo anche al Conte Vizze! Quel bastardo che ha corrotto gli architetti. Che vermi quei gerli. Poi mi ha messo la mano sul collo. Tu invece lo devi ringraziare, il Conte. Se non era per lui a quest'ora, eri a terra con il volto in su come tutti, e invece ora sei qui, con me, nella storia, mi disse. Poi si rivolse Giuseppe, che aveva ancora l'aria di essere spaventato, e forse anche ancora un po' grillo, sai, lui più di me ha la fama di essere un avventore d'osteria. Tirandolo a sé, disse: siete nella storia. Giuseppe non chiede segno di gradire, ma io sì. Non avrei mai pensato alla storia, quella così orgogliosa da andare in giro sempre con la S maiuscola. Non l'ho mai incontrata, però sapere che ora, con lei, qualcosa c'entrava anch'io, mi dava piacere. Anche se, a dire la verità, non sapevo se in quella storia con la S maiuscola sarei entrato da vivo o da morto. E piacere mi dava la campagna sottostante. Conoscevo benissimo quegli infiniti filari di gelsi, interrotti solo da cascine e campi di grano. Sì, ma li conoscevo da terra. Ora mi apparivano sotto tutt'altra visuale. Eccola lì, la cascina Sant'Ambrogio. E più avanti, la cascina Modesta. Quante sassate tra loro. Proprio qualche mese fa, il 17 gennaio, Sant'Antonio, un giovincello in Sant'Ambrogio quasi ci ha rimesso la testa, sai? Aveva preso una sassata in piena fronte mentre stava cercando di incendiare il falò preparato nel campo di fianco alla cascina avversaria. Ma non c'era tempo di tanti pensieri, bisognava continuare a pensare al fuoco, legno su legno. Ogni tanto il Conte ci diceva di spostarci da un lato o dall'altro, di spingerci un po' di più o un po' di meno fuori del canestro per far andare il pallone di qui o di là. E il pallone, sai, ci obbediva. O almeno così mi sembrava, sotto di noi sempre gelsi, campi, canali. A un certo punto il pallone quasi si fermò. Il vento che prima era docile, che meraviglia questo venticello, è proprio quello che ci voleva, ci aveva detto il Conte. E il vento si fermò, e così anche per il pallone. Si fermò qualche secondo e poi cominciò a scendere. Da prima piano piano, ma via via sempre più veloce, scese all'improvviso. Furono sì e no una decina di metri, ma a me sembrò che stesse andando dritto all'inferno. Non sapevo cosa fare, neppure l'Ave Maria mi sono ricordato. Il Conte si mise a urlare verso di noi. Non avevo mai sentito quel tono. Lui era abituato al linguaggio dei salotti, del corteggiamento delle donne, neppure verso i suoi contadini alzava mai la voce. Ma ora urlava: taglia, taglia, getta legna! E tu, Giuseppe, forza col mantice, forza, dai! Ma che siete ramolliti tutto un tratto! Forza! Il pallone continuò a scendere, ma almeno la velocità di discesa andava via via rallentando, finché, quando mancavano sì e no 50 metri da terra, si fermò. Stette qualche minuto immobile, come se stesse pensando su che fare. Non saliva e non scendeva. Non scendeva, ma neppure saliva, nemmeno. Nonostante continuassimo a occuparci del fuoco, legna su legna, stava lì, fermo, incerto. Nemmeno fosse la mia Marietta, quando per farmi ingelosire si metteva davanti a me e a suo cugino, girando gli occhi ora verso l'uno e verso l'altro, facendo finta di non sapere chi scegliere per ballare. Mentalmente dissi: dai Marietta, smettila di farla da mina. Quasi che il pallone avesse capito, riprese a salire.
a salire con forza di dire il vero, e quella velocità diede al conto di ebbrezza e gioia, a me diede solo paura. Sì, in quel momento mi tornò la paura, e quei canti che fino a poco prima avevo visto con emozione divennero terrore. Mi vedevo precipitare giù. Quelle rami che fino a poco prima mi sembravano ovate, messa lì per attutire un'eventuale caduta, mi parvero delle punte di rastrello pronte a conficcarsi nelle mie carni. Ma anche questi pensieri passarono. Forse fu il buon Dio, anche se mi ero dimenticato dell'Ave Maria, mandarmi quella serenità. Anche se fino a quel giorno il prete mi diceva peste corna del conte, che era un ateo, che si era messo in testa di sfidare Dio e che Dio si sarebbe vendicato, perché nessuno può sfidare impunemente. Vendicato. Che brutta parola tocca Dio. Io non ci capisco niente di dottrina, ma Dio è amore. In realtà, che ne so io? Non capisco niente di cose terrene. Figurarsi di Dio. Ma pazienza! Che paura, nonno. Altro che andare di sera dalla vicina. Ma come avete fatto a scendere? Se ti dico che in realtà non lo so, tu certamente non mi credi. Ma sai, è stato proprio così. A un certo punto è stato il conte a dire basta col fuoco. Eravamo sopra a Cascina Serena. Sai, quella di Caponaro, dove abitava la Rosa prima che di sposarsi e di venire qui da noi. Ma no, non lo sai, perché non sono mai andati là insieme. Ma è una bella cascina, grande, ricca, circa una decina di chilometri da qui. Ho visto il padrone che si è abbassato di nuovo, sempre di più, ma più adagio rispetto alla discesa di prima. Ho visto i contadini che scappavano come se avessero visto il diavolo. Magari ci scambiavano davvero per il diavolo. E ho visto davanti a me un gesso. Poi ho sentito un botto. Istintivamente mi sono attaccato a un ramo e ho chiuso gli occhi. Quando li ho aperti, ho visto il conte in piedi che ordinava ai contadini di correre subito lì con una scala. Ma prima che i contadini arrivassero, era già saltato giù. La scala servì per me e Giuseppe, che eravamo un po' intontiti e ancora spaventati. Giuseppe aveva anche una piccola ferita alla spalla, ma al momento non se ne accorse. O forse mi disse nulla di proposito, nella fretta di ritornare subito a casa. Il conte non aspettò che scendessimo. Vide un contadino che passava lì vicino con un cavallo a fianco. Senza chiedere, gli prese il cavallo e partì al galoppo verso la via. Lo seguivo con lo sguardo, ma sparì quasi subito dalla nostra vista. Un contadino dell'uomo poi ci offrì un bicchiere di vino e ci portò alla villa con il suo cane. Ma come? Vi abbandonò lì sull'albero? Sì, lì sull'albero, ma sai, non gliene voglio, lo capisco. Lo aveva preso una furia che non riusciva a dominare. Voleva essere subito alla villa, a godere del suo trionfo. Il suo, certo, ma altrettanto importante per lui, quello della scienza. E poi? E poi nulla. Io e Giuseppe tornavamo a fare il nostro lavoro di contadini e lui ai suoi studi, ai suoi verdi. Qualcuno mi ha raccontato che è stato perfino nell'America inesplorata. Quella piena di selvaggi. Come selvaggi? Ah, guarda, io non lo so, ma mi dicono che laggiù usano ancora, come noi nell'antichità, archi e frecce, e si pitturano il viso e ballano. E tu cosa hai fatto? Cos'è successo dopo? Cosa ho fatto? Pensavo, allora io ho sposato la Marietta e ho diventato grande il tuo papà e i tuoi figli. E in tutta sincerità posso dirti che questa è la cosa più bella che io abbia mai fatto. Interpretato da Peppino Sine, se vuoi fare pubblico, non so se sei d'accordo con te, è arrivato al quadrato la sua bellezza. Grazie mille Peppino e grazie mille a Peppino. Noi ci permettiamo, noi ci permettiamo con un po' di
Silvia, che è stata bravissima, e una per il primo. Grazie mille, grazie. Come stavamo dicendo, questo è stato un generato culturale che a livello culturale abbiamo toccato un po' tutte le sfaccettature. La cultura è a 360 gradi, no? Se vogliamo vedere anche oggi è cultura, anzi, soprattutto oggi è cultura, abbiamo toccato la letteratura, abbiamo toccato lo scritto, abbiamo toccato la poesia, la fantascienza, la fantastica. Ci mancava l'arte pittorica per eccellenza, cultura per eccellenza. E siccome noi siamo il numero uno, abbiamo sempre dei numeri uno, dovevamo chiudere con due pezzi da 90. Abbiamo con noi il maestro Elio Nava, che è un maestro a livello internazionale per quanto riguarda l'arte naive, che nel momento ha preparato un quadro proprio intitolato Il sentiero della Lombardia. Ma non ci basta il maestro Elio Nava, noi abbiamo anche un grande scrittore, un grande giornalista, è un nostro concittadino. Verrete il Elio Nava, facciamo un'intervista e facciamo un'inaugurazione del quadro, intervistato da Claudio Polastri e Elio Nava. A voi. Grazie, grazie. Abbiamo i minuti contati, quindi dobbiamo volare per dirlo. Anche perché fra un po' ci mandano tutti a farci benedire, mi sembra, da qualche parte. Ringrazio veramente le ricerche storiche per l'interpretazione che sono state fatte, la bravissima che fa un po' a De Filippi ti vede, ti chiama subito a un solo talk show e poi è fatta. E quindi veniamo all'aspetto finale e mi sono chiesto perché avessero chiamato me, perché io non sono un critico d'arte, non critico mai nessuno. Forse hanno abbinato così con una forma di ironia il fatto che parlando di volo mi chiamo Pollastri, il fatto anche se i Pollastri volano piano. Invece Elio si riferisce al sogno, quindi al racconto, quindi al volare, eccetera. E quindi parliamo di questo quadro. Però l'aspetto del quadro è interessante se visto, perché noi possiamo raccontarlo, però il quadro va visto. E qui c'è un velo. E va tolto, io chiamerei una mandrina di recensione. Laura Valli, vuoi fare la mandrina? Dopo che hai recitato, dopo che hai recitato tutto quello che vuoi fare, e poi volevo salutare i cugini diversi culturali ormai di Caponaro, che spero che tornando a casa sul sentiero non ci vedano che non trovi lo traffico. E quindi allora procediamo, togliamo l'ultimo velo. Ecco, ci vorrebbe un numero di tamburo, un applauso a Lidia che si è confermato quando ha terminato l'uso americano. Pensavamo che andasse avanti fino alla fine, ancora ancora molto. Bene, allora Laura, un commento, la cornice ti piace? È bellissimo la cornice. Parlare con lei, è un'esperta, abbiamo parlato del tempietto di Mungu, lei è bravissima, sa tutto, ha fatto anche una bellissima pubblicazione dove racconta veramente la storia dell'altro Andreani, quindi era fatto mai per dire si possono baciare. Ora facciamoci. Allora vediamo le cose, vediamo le cose, quindi il quadro raccontaci un po' di cosa consiste. Allora, mi hanno detto di fare un po' di biografia, lui si accontenterebbe solo di presentare il quadro, perché il pittore come gli artisti se prima resta proprio arte. Cioè come quando intervista un cantante dice quelle cose che dice lì, lui finirebbe dicendo ho fatto questo. Comunque lui ha frequentato l'Atelier di Brera, è considerato, poi bisogna vedere se propriamente appartenente all'arte naive, quella che diciamo che mi avvicino, ma fatta mi avvicino in un certo senso, ecco, è quella che risale di tabù, insomma, in tutto. Lui faceva delle campagne sull'altra parte, lui faceva le tigre, io faccio le fiabe. Ecco, poi ha partecipato a varie mostre e tra l'altro come origine, forse
più giovani non ricorderanno, ma negli anni 60 c'era un illustratore che si chiamava Iacomini, vi ricordate? Ecco, tu ti sei ispirato un po' per tipo di raffigurazione? Diciamo che da bambino ho disegnato parecchi Iacomini e copiavo questi disegni, quindi mi è rimasto abbastanza con un disegno rotondo, diciamo. Allora, una cosa interessante di questo quadro, che tra l'altro praticamente lo vedete adesso, poi non lo vedete più perché ha già avuto un altro, tra l'altro devo dire che rimanendo lì, vedendo tutti questi personaggi vestiti in bianco, è abbastanza inquietante, sembra quei processi della Santa Inquisizione, tutti lì che ti guardano così pronunciati, insomma, non è chissà cosa funziona. Allora, i quadri di Diego sono particolari perché, adesso dovrebbe spiegarlo lui, però mi ha dato il mandato, tu casomai se sbaglio intervieni. Sono dei paesaggi fiabeschi, perché se uno presenta un po' come la realtà, mi rivolgo ai sindaci, agli assessori, com'è la, ecco, lì, com'è la vera realtà urbanistica, non è quella lì, che collega. Perché si lavora un po' di fantasia, quindi un po' un paesaggio, anche le montagne che lo immaginano sono quelle. A Bugherio, io le colline non le ho mai viste, non so se a Caponato ultimamente le avete messe, ma le colline, ci sono le colline a Caponato. Ecco, quindi faremo una cifra le colline. Allora, raccontaci un po' la tua tipologia. Quello che più la voglio sera, diciamo, che il paesaggio è inventato un po'. Sono basato solo sulla chiesa di Bugherio, la chiesa di Piazza Mucucu, la chiesa di Caponago e una villa, il comune, diciamo. Il resto lo fatto così. Diciamo che quel paese ha il comune. Il comune e la villa, e la cascina. Perché gli artisti sono molto essenziali, cioè, quando Alessandro Mantovani spiegava quello che si impone, c'erano due che volevano sposarsi, c'erano che non voleva. Ecco. Poi è andato avanti per capitoli e capitoli. C'è anche un portiere ovviamente, però se uno va a vedere i disegni che lui ha fatto in altri ambiti, c'è sempre un portiere di mezzo. Come mai? Cioè, ho un richiamo, lo devi fare per contratto perché il comune ha detto di farlo, cioè, oppure ce l'hai nel portiere DNA. Diciamo che è nata per caso, mi piaceva, l'ho inserito tantissimi anni fa nei quadri, e ho visto che mi piaceva, funziona bene. Preso il volo, preso il volo, poi in altra occasione che perché è contemporanea la prima università italiana e è rimasta, diciamo, una caratteristica. Quindi una caratteristica dei colori gonfiato. Invece tu non sei tutt'altro che un colore gonfiato perché sei molto concreto. Perché sempre di nuvole dentro i quadri? Sono belle, mi piacciono i cieli, i belli azzurri, poi vado in montagna, quindi quando c'è una bella giornata è il massimo. Uno pensa delle domande strane, poi lui dice che le due non sono belle, finisce lì. La risposta proprio abbraccia qualsiasi. Sto cercando qualche altro spunto, tu vuoi aggiungere qualcosa? Posso aggiungere qualcosa? Va bene, allora, noi eravamo. Arrivamo in un caso, però veramente il fatto che ci mandano a farci benedire non è una battuta. Ci aspetto veramente per una benedizione che in questi tempi abbiamo bisogno, quindi io ti ringrazio. C'è stato molto eloquente, ci ha fatto molto bene. C'è aggiungere qualcosa. Lui è stato molto bravo, era molto emozionato. Lui sbaglia tutti i nomi. Però oggi no. Oggi non so come mai cosa di emozione, lui mi chiamava in tutti i modi e lo finisciamo capito. Complimenti veramente per tutto quello che ha realizzato, anche gli amici della Mongoltiera, continuate così. Grazie. Grazie a te, Samuele, grazie mille. Allora, siamo ormai al momento dei ringraziamenti. Noi prima, prima vi ricordo, ha accennato Claudio, alle 7 abbiamo la benedizione, 7 e un quarto. Don Vittorino ci aspetta davanti alla chiesa per la benedizione di due ceste. Ci sarà anche un rinfresco offerto da noi a tutti quanti. Quindi adesso è arrivato il momento di ringraziare, ma noi volevamo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano. Però prima di ringraziare questi nostri amici, io mi sento di ringraziare voi, perché non so se è vero, però non so se, voglio dire, un'aura consigliare così piena, Marco, noi la vediamo poche volte. No? Quindi grazie a tutti voi per la vostra presenza e per il vostro entusiasmo. Questo ci dà
abbiamo lavorato tanto, però come ci siamo divertiti anche tanto. Siamo arrivati un po' stanchi, a dire la verità siamo arrivati un po' stanchi. Volevo dire una ultima cosa per domani. Noi domani abbiamo organizzato un Valentia dell'Indianza e i voli ancorati di la Fiorita. Però è chiaro che tutto dipende dal meteo, dipende da noi. Noi domani saremo qua, però decideremo al momento direttamente proporzionate alle condizioni meteo. Se va brutto non potremo farlo e la ritorneremo a data da destinarsi. Quindi io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato la mano e mi ha riassunto. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, Giuseppe con il suo libro, Peppino con la lettura, Silvia, vai avanti così Silvia che ormai si è diventata la lettrice ufficiale di Corriere, ma mi raccomando, abbiamo il lettore e abbiamo anche la lettrice. Sicuramente mi dimentico qualcuno, Stefano, il pilota di Mongolfiere più giovane d'Italia, a 19 anni, ragazzi. Non ultimo perché era meno importante, ma ci ha dato una grossa mano la Libia. La Libia ci ha dato una grossa mano con la famiglia che ha iniziato. Grazie Libia. Quindi in questo momento adesso con calma andiamo in piazza. Tempo permettendo, mi sembra di sì che più vicini poco facciamo questa dedizione alle mongolfiere e ci vediamo domani. Domani però quello che riusciremo a fare non dipende sempre da noi. Grazie ancora, alla prossima!